buongiorno a tutti dalla voce di Paolo Bellucci. La troupe dell'Occhio del Gufo si trova quest'oggi al Pier Giorgio Tintisona, dove si affronteranno per la 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone B la seconda in classifica Città di Anagni con 44 punti e la prima in classifica Nuova Florida con 49 punti. Gli ospiti si schierano con Giordani, D'Aprile, Fè, Di Bari, Ugolini, Ponziani, Troccoli Matteo, Calcagni, Mangano, Tisei e Principalli, a disposizione del signor Bussone, Bussi, Sofia, Nunzi, Troccoli Mirko, Lauri, Visconti e Seferi. Per i padroni di casa, Saccucci, Scala, Pappalardo, Lustrissimi, Pralini, Padovani, Canfora, Giustini, Cardinali, Prati e Lesci. A disposizione del signor Gerli, Gazzerro, Seppani, Dolce, Flamini, Federici, Stazzi e Perrotti. Attenzione, ruba palla a Canfora, fa scattare sulla destra, pallone messo in mezzo, attenzione a Giustini, Giordani, sorprendere il portiere, parte Principalli, pallone passa vicinissimo al palo di Saccucci. Attenzione dal rilancio del portiere, Saccucci arriva sul pallone, Canfora, pronto proprio il numero 7 Canfora, sta creando problemi agli ospiti, allontana, Ugolini, sinistro, palo clamoroso di Pappalardo e batte subito. Attenzione perché la Nuova Florida si trova un po' scoperta sulla battuta del calcio di punizione. Lesci, serve a leggere ancora Pappalardo, tiro parato da Giordani e sulla respinta gol di testa del numero 8 Giustini. Al minuto 37 la Nuova Florida si è fatta trovare incredibilmente impreparata sulla battuta del calcio di punizione dei padroni di casa e disegnare il secondo gol con l'avversario stordito. Lesci, serve sulla destra Scala, Scala sulla tre quarti, fa partire un cross, attenzione pallone che termina ancora sui piedi di Giustini che arriva da dietro e segna col sinistro. Nuova Florida imbambolata, incredibile. Al quarantesimo Giustini approfitta del cross di Scala dalla tre quarti, si inserisce sul secondo palo, pallone rimbalza una volta, termina sui piedi di Giustini che firma la sua doppietta, rete al 37esimo e al 40esimo del centrocampista numero 8 Scala, lascia sfilare il pallone e sovrappone Canfora, fa partire anche lui il cross, arriva sul pallone Cardinali, traversa, pallone rimane in campo, Giustini all'indietro per Lesci, fermato, finta su Sofia, mette il pallone dentro col sinistro, Calcagni ci arriva con la testa, tiro del numero 4 Lustrissimi. Ora riparte il numero 11 sinistro, vicino al 3-0 Lesci. Nunzi perde palla e ancora Anagni con Cardinali. Cardinali cerca il pallone per Lesci, destro, colpisce il palo. Salgono tutti tranne Nunzi. Parte la battuta, ci arriva Lauri. Il pallone termina fuori di un soffio. Lauri vicino al gol del 2-1 che avrebbe riaperto il match. E proprio in questo momento arriva il triplice fischio dell'arbitro. Termina il match con la vittoria dell'Anagni per 2-0. Al termine della gara vinta per 2-0 dall'Anagni contro la Nuova Florida ci troviamo in compagnia di Alessio Giustini, autore di due reti e mattatore del match. Alessio, ora la Nuova Florida solamente a due punti, ci credete sempre di più? Sì, è stata una vittoria importante e soprattutto meritata e ci avviciniamo sempre di più alla vetta e sicuramente fino alla fine proveremo ad arrivare a raggiungere questo primo posto, ce la giocheremo fino alla fine, loro sicuramente sono un'ottima squadra e noi daremo il meglio per provarci. Dopo questa partita cosa ne pensi Alessio, siete superiori alla Nuova Florida? No, sicuramente non si trovano lì per caso, una squadra solida, hanno elementi importanti, quest'oggi abbiamo fatto una grande partita e ciò dimostra che anche noi possiamo stare benissimo in questi posti, quindi ce la giocheremo fino alla fine, sarà sicuramente
una bella battaglia anche con altre squadre che comunque non mollano. Bene Alessio, ti lasciamo andare a fare la doccia, grazie e complimenti. Ci troviamo in compagnia anche del mister della Nuova Florida, il signor Andrea Bussone. Mister, una brutta gara quest'oggi. Abbiamo sicuramente meritato di perdere, non siamo riusciti a mai a prendere il secondo pallone, i contrasti l'uno contro uno, è giusto il risultato e dobbiamo imboccarci le maniche e preparare Serpentara, che è una squadra che all'andata invece è un'ottima impressione, organizzati, mister Abuzzo mi sa mettere bene in campo e tocca ripartire. Ha paura mister di un contraccolpo psicologico dopo questa gara? No, assolutamente noi abbiamo perso la tarcia, ci siamo rialzati, oggi ad Anagni ci poteva stare che uno potesse perdere, non così però no, non ho timore di quel tipo. È stato anche costretto a 3 cambi forzati mister? Sono cose che succedono, a volte succedono agli altri, oggi è successo a noi, anche prima della gara abbiamo voluto dare un forfè prima dell'inizio, però fa parte del gioco, secondo me non bisogna pensare a questo, la realtà è che chi ha giocato doveva dare di più. Bene, grazie mister, in bocca al lupo. Io, allora.